Buongiorno e bentrovati con il TG del mattino di TRG e con le notizie di oggi, martedì 31 agosto 2021. Partiamo dalle pagine del Messaggero in copertina: i Novax si paghino le cure, il piano della Regione Lazio, le spese per le terapie intensive a carico dei non immunizzati. Esplode intanto in piazza la violenza degli anti-Green Pass, è stato picchiato un giornalista e minacce ai medici. Lazio dunque contro i Novax, si paghino il ricovero, così l'assessore D'Amato, che parla di un piano per addebitare le spese delle terapie intensive. Il costo quotidiano di un letto è di 1.500 euro. Intanto in piazza esplode la violenza degli anti-Green Pass, è stato picchiato un giornalista e minacce sono arrivate ai medici. Troppi senza vaccino, in autunno rischiamo di chiudere ancora, il monito di Carta Bellotta del Gimbe, che dice con 3,5 milioni di over 50 non protetti gli ospedali andranno in crisi. La storia di violenza che riguarda lo scenario italiano è anche sulle pagine della Nazione, in copertina, sotto scorta, Marco Bassetti, 50 anni, l'infettivologo che dirige la clinica di malattie infettive al San Martino di Genova, follia antivaccini, aggrediti in strada giornalisti e medici, il virologo Bassetti inseguito fino a casa, lo Stato ci tuteli. Questo chiede. Intanto però dal titolo principale, da domani si viaggia con il Green Pass, si dovrà esibire il certificato verde su aerei, treni, traghetti, treni tranne quelli regionali e pullman anche a lunga percorrenza. Nessun obbligo in metropolitana, taxi e autobus cittadini. Sulla scuola partenza caos perché l'app per controllare i prof arriverà solo l'11 di settembre. Dalle città dell'Umbria le anticipazioni. Dalle pagine di cronaca si parla di Don Vincenzo, ha incontrato uno dei minori, parliamo di questo prete che è sotto inchiesta, lo ha dichiarato proprio il suo avvocato di questo incontro nel passato con un minorenne. A Foligno invece botte e minacce alla madre, un giovane è stato arrestato e poi a Perugia invece l'oltraggio al busto di Migliocchi scatta l'indagine. Ma di tutto questo parleremo fra poco, come dicevamo però da domani Green Pass per treni e voli interni, ma su bus, metro e taxi non servirà. Da domani l'obbligo, esclusi i convogli regionali, si rischiano maxi multe a bordo controllori antifolla. Il decreto, l'uso del Green Pass diventa dunque obbligatorio da domani, 1 settembre, per i trasporti a lunga percorrenza come treni, navi, aerei e autobus, come stabilito dal decreto legge che ha adottato dal governo il 6 agosto scorso. Le norme saranno valide fino al 31 dicembre del 2021. Intanto il 40% è senza dosi nella fascia studentesca tra i 12 e i 19 anni, oltre il 40% non ha ricevuto nemmeno una dose di vaccino e la maggior parte andrà a scuola in autobus. Tram. Dunque il tema dei controlli a bordo e alle fermate resta cruciale per evitare il sovraffollamento. Entro giovedì le regioni aggiorneranno i loro piani per la gestione del trasporto pubblico locale e per i servizi aggiuntivi che metteranno in campo sulla base delle indicazioni dei tavoli prefettizi usando le risorse. Parliamo di 600 milioni di euro che arriveranno dal governo. Proprio sulla scuola c'è questa polemica perché si riapre senza piattaforme, infatti fornitori e tecnici dicono intanto sia il certificato, fino al 13 settembre controlli con l'app, poi arriverà il sistema automatizzato. Andiamo avanti con le notizie dalle città dell'Umbria, siamo alla copertina regionale della Nazione, in primo piano la cronaca, botte, minaccia alla madre, è stato arrestato. Per sottrarsi alle violenze la donna negli ultimi tempi si era persino nascosta in un luogo sconosciuto al figlio, ma lo vedremo fra poco. Anche dall'Umbria poi si riporta in primo piano il summit in prefettura, la questione della viabilità e del trasporto scolastico con il piano, più corse ma i controlli restano gli stessi. Dalle città sono state installate in tutta la provincia 315 telecamere, tentano il furto alle poste, ladri sono stati messi in fuga da un software. A Foligno si parla di Lorenzo Paci, il più veloce alle prove ufficiali della Quintana. A Spoleto invece anche il Consiglio di Stato boccia il ricorso di De Agustino. A Tavernelle rissa al bar per gelosia, 4 le denunce, ad Assisi cattivi odori, l'ultimatum alla fonderia con l'ordinanza del sindaco che impone l'intervento di bonifica entro 60 giorni e poi di nuovo sesso in chat, Don Vincenzo aveva incontrato in passato uno dei ragazzini. A Perugia busto di Migliocchi imbrattato, indaga la municipale. Vediamo allora tutto questo
Nel dettaglio, in primo piano, anche dalla Regione Umbria si parla di Green Pass su treni e bus pronti alle verifiche. Da domani è indispensabile per la lunga percorrenza. Sui mezzi pubblici urbani restano distanziamento e mascherina. Nei vagoni chi non ha il certificato verrà fatto scendere alla prima stazione utile. Gli avvisi sarà necessario anche per viaggiare ad esempio con Sulga e Flixbus e ci sono alcune tratte interessate. Intanto gli altri mezzi, taxi liberi dall'obbligo come i pullman locale. Per i trasporti scolastici arriva il piano regionale, dal summit con tutti i soggetti coinvolti è emersa la necessità di 96 veicoli aggiuntivi. Si parla ovviamente di rientro in classe dal 13 di settembre, riempimento all'80% dei mezzi, ma il personale per le verifiche invece rimarrà lo stesso. Fra i nodi da sciogliere con le pagine della Nazione anche il vaccino alle badanti, giusto, ma è necessario combattere il nero, così l'appello dell'assessore Luca Coletto. La CGIL intanto dice sconfiggere il sommerso con le regolarizzazioni. Per il bilancio del Covid in Umbria e l'andamento dei contagi si assiste a meno ricoveri, ma c'è purtroppo da registrare per la giornata di ieri una nuova vittima in Umbria, 1430 in tutto dall'inizio della pandemia, questo secondo i dati della regione, secondo i quali poi i ricoveri per la giornata di ieri sono scesi dai 58 di domenica ai 57, 6 dei quali nelle terapie intensive. I guariti sono stati 70, i nuovi casi di positività 28, diminuiscono anche le persone in isolamento, tutto a fronte dei 948 test antigenici e 522 tamponi molecolari analizzati. Gli attualmente positivi scendono da 1771 di domenica a 1728 di lunedì. Don Vincenzo incontrò uno dei minori, in primo piano questa vicenda, questo incontro è stato svelato dall'avvocato del prete finito in carcere. In Sicilia infatti aveva conosciuto il figlio della donna anch'essa coinvolta nell'inchiesta. Ora vuole parlare perché il sacerdote, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere, ora dice essere è pronto a chiarire. Al supermercato a Perugia ruba superalcolici, è stato denunciato, si tratta di un 39enne denunciato appunto all'autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato ed è stato espulso. E poi invece la cronaca anche da Foligno, schiaffi, pugni, minacce di morte, la madre scappa e chiede aiuto, è stato arrestato il figlio 22enne, ancora un drammatico episodio di maltrattamenti in famiglie, così gli agenti del commissariato di Foligno hanno arrestato un giovane di 22 anni italiano in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Spoleto. A Panicale ancora la cronaca, rissa al bar per motivi di gelosia, un locale è stato chiuso e 4 le denunce. Il provvedimento è scattato per i giovani protagonisti della lite, l'attività è stata sospesa per 15 giorni. A far scattare il tutto il fatto che una ragazza si è seduta al tavolo con il suo ex. A Perugia Poste, sventato furto a Madonna Alta, un software mette in fuga i ladri. Dal 2019 al 2020 le rapine negli uffici si sono ridotte del 30%, in tutta la provincia sono state installate oltre 315 telecamere. Sempre da Perugia si parla anche dei danni causati dal nubifragio, le richieste al COC, al centro operativo comunale, sono salite a 330, sono stati effettuati inoltre già 110 sopralluoghi, la giunta parla di un evento senza precedenti. Ancora alle pagine della Nazione le interviste del quotidiano Lucia e il pensiero positivo, prendo la vita con ironia, la giovane scrittrice e autore di Cicero, un saggio sulle figure retoriche che l'ha portata all'attenzione nazionale, dice in tempi di Covid aiutano a vivere. A Todi invece si parla di un nuovo film, Chuck per uomini da marciapiedi, con la città che diventa di nuovo un set. In questi giorni infatti le riprese della commedia diretta da Francesco Albanese, nel cast fra gli altri Paolo Ruffini, Clementino e Herbert Ballerina. Ancora le notizie, siamo alle pagine del Messaggero, in primo piano vaccinati, ricoverati peraltro, l'epidemiologa Carla Bietta ribadisce la centralità della profilassi nella lotta al Covid e dice in estate sono stati colpiti giovani non vaccinati, grazie all'immunizzazione i decessi sono al minimo. Per la cronaca, l'ho accoltellato perché fa cose brutte, a Perugia l'artigiano 62enne spiega i motivi dell'aggressione al vicino, cioè resta in carcere. In cella, capanne, con l'accusa di tentato omicidio, il 62enne che giovedì aveva accoltellato il vicino di casa in via Sette Valli. Alla base del gesto, ha spiegato, ci sarebbero stati
gli atteggiamenti da lui considerati poco consoni nei confronti dei giovani che frequentavano l'area. E allora vediamo proprio queste notizie nel dettaglio. In primo piano la sfida di settembre: vaccinati infetti in ospedale perché con altre patologie. Così l'epidemiologa Carla Bietta, che ribadisce la centralità della profilassi nella lotta al Covid e dice che l'estate, l'ondata estiva ha colpito giovani non vaccinati. Grazie all'immunizzazione invece i ricoveri sono al minimo. E dunque, leggendo qualche passaggio dell'articolo di Fabio Nucci, la vaccinazione resta l'unica via per uscire dalla pandemia, così l'epidemiologa Carla Bietti, che lo ricordiamo è la componente del nucleo regionale di monitoraggio, lo ha ribadito a chiare lettere, precisando come i pochi vaccinati che si contagiano e finiscono in ospedale sono per lo più alle prese già con altre patologie, parole che arrivano in una fase epidemica di sostanziale stabilità ma con la curva che fatica a scendere sotto i 700 casi settimanali, con l'incidenza che negli ultimi giorni è lievemente risalita, specie in provincia di Terni. Questa ondata ha coinvolto prevalentemente la popolazione non vaccinata, giovani tra i quali c'è stata un'esplosione di contagi, avendo rilevato in alcune classi di età incidenza molto consistente. Ieri poi è stata registrata un'altra vittima, si legge la terza nell'ultima settimana, adesso l'incidenza è in lieve risalita, cluster a Todi e Deruta. Ma parlando proprio dei vaccini, si è tenuta la scorsa domenica e sabato a Terni la seconda giornata vaccinale dedicata alla fascia di età 12-18 anni, andata meglio della prima, ma sentiamo i dettagli nel servizio. È stato un flop il primo, è andata meglio per il secondo. Nella giornata di ieri i centri vaccinali della regione hanno nuovamente spalancato le porte ai giovani dai 12 ai 18 anni per la seconda giornata vaccinale. Dopo lo scarso afflusso della prima data, quella dello scorso 22 agosto, in cui si erano presentati in soli 340 da tutta la regione, i numeri stavolta sono più che raddoppiati. A dare l'adesione alla campagna vaccinale, secondo i dati di ieri, 630 due ragazzi e ragazze, dato a cui vanno sommati anche i 107 vaccinati che si sono presentati a Terni, città in cui la data è stata anticipata. Ad oggi il totale ammonta a 756 giovani, un numero che infonde rinnovata fiducia in vista della riapertura delle scuole. Già la scorsa settimana infatti si era tenuto un incontro con il Comitato Regionale dei Pediatri a favore della vaccinazione degli adolescenti. Il vaccino anti-Covid-19, sostengono i medici, fornisce un enorme vantaggio individuale per la salute del singolo ma anche collettivo, garantendo il mantenimento delle relazioni sociali a scuola, in famiglia e nel tempo libero. È importante che i genitori che hanno scelto di vaccinarsi per evitare l'infezione in forma grave e quindi il ricorso al ricovero ospedaliero trasmettano ai propri figli la consapevolezza che solo il vaccino fornisce la sicurezza di mantenere una vita in salute e la libertà di frequentare altre persone senza pericoli. In generale in Umbria, sempre per quanto riguarda la vaccinazione, oltre il 70% della popolazione residente ha ricevuto due dosi, il 70,15% per la precisione, mentre l'83,29% ha visto l'iniezione di una sola dose. Il distretto sanitario dell'Alto Chiascio resta quello con la più alta percentuale di vaccinati con ciclo completo, pari al 74,26%. Siamo ancora alle pagine del Messaggero, si parla di scuola, scongiurati ingressi scaglionati con 96 bus aggiuntivi. Si parla dunque di trasporti. Al tavolo convocato dal prefetto è stato messo a punto il piano per il rientro in sicurezza. Antonella Junti, sui docenti senza Green Pass che chiedono l'aspettativa, ha riferito che non è pervenuta alcuna segnalazione. Conferenza di servizio con il MIUR per chiarire proprio le problematiche del personale. Intanto sul numero dei mezzi è stato quantificato questo da Bus Italia sui riscontri dell'anno scorso. Verso il voto amministrative sarà una resa dei conti sia a destra che a sinistra, sono 12 comuni alle urne ad ottobre, 4 candidati a Castello e addirittura 7 a Spoleto. Le notizie con il Corriere dell'Umbria, in primo piano ancora una volta scuole nelle aule senza doppi turni.
Il 13 si riparte tutti in presenza per il trasporto altri 96 autobus per evitare il sovraffollamento. In foto di copertina la tradizione ad Assisi, il Palio, Valterziere, Santa Maria e poi di nuovo fra i titoli la cronaca da Foligno, picchia la mamma 22enne, finisce in carcere. Vediamo queste notizie nel dettaglio. In primo piano niente doppi turni nelle scuole. La posizione dell'ufficio scolastico regionale è stata ribadita nel corso del vertice in prefettura sul riavvio delle lezioni per il 13 di settembre. Saranno operativi 96 autobus in più, nonché 15 controllori. A Perugia e Terni, Cobas scendono in piazza contro il Green Pass per il bollettino Covid. Invece, come già detto, scendono i ricoveri, ma purtroppo nella giornata di ieri c'è da registrare una nuova vittima. Quarantena senza indennità IMS, Manzotti dice a rischio 2.500 lavoratori. Il segretario della CISL regionale commenta: serve intervenire subito, in busta paga tra i 400 e 700 euro in meno. A Perugia dalla regione sono state stanziate nuove risorse per il bando agricoltura, prorogati i termini, sul piatto ci sono quasi 1.800.000 euro. Concorso 9 fotografi premiati dalla giuria del contest Angolo di Campo. Sempre dal Corriere si parla di agriturismi al completo anche a settembre, continua infatti il trend positivo. Lo dice la presidente di Terra Nostra Umbria, Elena Tortoglioli: molti scelgono questo periodo per evitare assembramenti e godersi le città in sicurezza, restano comunque pochi gli stranieri. Per il meteo da segnalare a Castelluccio la prima brinata, sul Pian Grandi il termometro è sceso a meno 1,7. Ancora le notizie dalle città e le vediamo con le pagine del Messaggero. Da Perugia a sfregi con lo spray, torna l'allerta, in centro storico segnalate nuove iscritte, si legge ancora una volta FCU, città ancora preda dei vandali imbrattatori, in passato i controlli bloccarono il fenomeno e proprio questi atti sono rispuntati ieri, spunta infatti una scritta sul busto di Migliocchi, comune dice atto vandalico, subito i controlli. Per l'emergenza sangue, appello dell'Avis per donare, l'emergenza non è rientrata. La giacenza media di sacche è inferiore alle necessità che ci sono ogni giorno in ospedale, dunque continuano a susseguirsi gli appelli uno dopo l'altro. L'Avis cittadina è sempre in prima linea proprio su questo fronte. Invece si parla anche dell'iniziativa, al chiostro San Fiorenzo c'è muri disumani. Ancora a Rocca Paolina c'è il regolamento per la tutela del monumento, stop a cartelli e negozietti, in 18 articoli le linee guida che sono state approvate ieri dopo un lungo iter. E anche SOS Cinghiali, qui tra poco ci entreranno dentro casa. A Prepo e Sette Valli gli avvistamenti sono continui, i residenti sono allarmati e dicono abbiamo paura per i bambini, camminano veloci e spuntano ovunque e poi ci si chiede, qualora succedano sinistri anche con le auto, chi sia pronto a ripagarle. A Ponte della Pietra la cronaca, incendio nell'area barbecue tra i palazzi, fiamme domate, ipotesi dolo e poi il dramma, tifoso morto al cuore, niente indagine sui soccorsi, la famiglia cerca ancora risposte, oggi si terranno i funerali. La storia: l'ho accoltellato perché fa cose che non mi piacciono, così l'artigiano iraniano di 62 anni che è stato arrestato lo scorso giovedì dai carabinieri, che ha spiegato al giudice le motivazioni del suo gesto, ovvero l'aggressione al vicino, l'avversione e al vaglio dei carabinieri. E poi il caso, troppo alcol in corpo, scatta la rissa, 2 i feriti, ma un altro fatto ci porta ad un furto, ruba vodka e gin, è stato fermato e poi espulso. A Bastia, ubriaco e senza patente, c'entra 2 auto, tasso alcolemico 4 volte oltre il limite consentito. Un 36enne provoca un tamponamento a catena in piena notte. I poliziotti hanno subito notato che l'uomo non era lucido, hanno così effettuato l'alcol test. L'uomo è stato denunciato e prima multato. A Città di Castello tante chicche, alla mostra del libro si parla di questo evento. A Gualdo invece, oasi e acqua faccia a faccia tra sindaco e comitati, che si sono ritrovati ieri in piazza Martiri, un'ottantina di persone richiamate dalla comunanza comunanza agraria dell'Appennino Gualdese. Ad Assisi la tradizione Divine Marie vince il Palio di San Rufino, a Città di Castello il meglio dell'Umbria, non solo Castello ma anche Assisi, le eccellenze sono in mostra all'Ippodromo di Cesena. A Gubbio invece questa proposta, ovvero le tavole
e ugubine che possono diventare patrimonio dell'UNESCO. Dalle pagine della cultura si parla dei festival per le città dell'Umbria, ma noi andiamo avanti, siamo alla pagina su Foligno, la cronaca maltratta la mamma, incella il figlio, maltrattamenti in famiglia e lesioni, la polizia pone fine ad un incubo. Viabilità ZTL in via Campagnola, la Filt CGL attacca e dice il comune non risponde. Sempre da Spoleto con il messaggero, commissariamento legittimo, è stato respinto l'appello cautelare proposto dall'ex sindaco Umberto De Agustinis. È stata pubblicata l'ordinanza con cui il Consiglio di Stato mette fine al braccio di ferro giudiziario. Solidarietà, l'arcivescovo ai ragazzi, carità e anche accoglienza, e si va verso il voto, la politica ancora non trova una squadra. L'appuntamento e l'iniziativa Baby Ciclisti al Giro della Rocca per ricordare Francesco Cesarini. E ancora restiamo alle pagine del messaggero, ma ci spostiamo su Terni. Donatelli all'Ipsia, il valzer delle sedi stravolge le scuole. Per gli studenti del liceo di Via della Vittoria l'anno inizierà con lo spostamento nelle aule dell'istituto professionale di Terni. Come detto, i Covas sono scesi in piazza, dicono no al Green Pass ma sì al test salivare. Ancora edilizia scolastica, Casa Grande spunta il trasferimento a Piazza Briccialdi per il corso di ottica, completato il trasloco del Metelli in Viale Trento dove c'erano i geometri. La vicenda case popolari nel chiostro di San Pietro frena il comune. Palazzo Spada apre alle richieste dei genitori, l'assessore Masselli dice lavoriamo per altre soluzioni. AST 300 sentinelle per la sicurezza, infortuni sul lavoro in calo, Menecali dice personale è preparato per i controlli. Condomini morosi, la terra stacca la corrente ma una disabile resta isolata in casa senza ascensore. Per la politica terremoto Lega si dimette la Silvani, a Narni invece allarme vandalismo con auto rigate e vetrine spaccate. E poi si dà l'addio a Felice, da 79 anni era sposato con Alba. Le notizie con il Corriere dell'Umbria, in primo piano da Perugia picchia l'ex moglie, la minaccia di morte, fissato il terzo procedimento penale per il 47enne indagato per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. Sul tentato omicidio in via Sette Valli, come detto, l'aggressore rimane in carcere, così la decisione del GIP dopo l'interrogatorio di garanzia. Ancora da Perugia il rifacimento della segnaletica, da oggi al via gli interventi con la mappa di tutti i lavori in città. Atto vandalico, è stato imbrattato il busto di Migliocchi, scritta antisemita con lo spray. Si parla anche di questa iniziativa del comune di Perugia, ovvero passeggiate alla scoperta degli alberi. Da Ponte San Giovanni gli Etruschi, da domani al via Velimna 2021, alle 19 la tradizionale cerimonia di inaugurazione nell'area archeologica dell'ipogeo dei volumi. E poi invece da Panicale, ripulitura fiume Nestore, intervento alle fasi finali, sistemati sponde e alveo, i lavori sono stati commissionati dalla regione per 100.000 euro. Ancora da Magione, cura del territorio comunale più efficiente grazie alla programmazione e ai patti civici. E spostandoci invece su Bastia si parla di nuovo di cronaca con la guida in stato di ubriachezza con patente non valida, perde il controllo e piomba su due auto, un albanese di 36 anni è stato denunciato con tasso alcolemico superiore di 4 volte a quello consentito. Ad Assisi il palio di San Rufino è andato al terziere di Santa Maria. E poi invece rapina all'ufficio postale di Palazzo, sono state acquisite le immagini delle telecamere. A Todi natività della Vergine e mostra d'arte, un settembre ricco di appuntamenti, le celebrazioni religiose dal 5 al 12 di settembre. A Marciano cade il sipario su musica per i borghi con un evento dedicato alle donne. Il comune ringrazia per l'esito positivo della kermesse. A Città di Castello la politica, primi nomi per le liste elettorali dei 4 candidati a sindaco, si delineano le forze in campo a sostegno di Bassini, Lignani, Marchesani, Marinelli e Secondi. È stata celebrata l'impresa di Campriani con la Pinky One per le scale mobili del Cassero. C'è la chiusura fino a giovedì perché in corso ci sono degli interventi di manutenzione. Sempre da Città di Castello si parla di cultura con il Festival delle Nazioni, cambiano location e data delle collaterali a causa del maltempo. E poi questo fatto di cronaca, i vigili del fuoco spengono l'incendio che minaccia il bosco a Montecastelli. Domato rogo a San Giustino, è stata estratta donna dall'auto dopo un incidente. Ad Umberti della rassegna delle bande musicali, da sabato 5 giorni di concerti. Da Gubbio invece i
pellegrini sono di nuovo in marcia sul sentiero di Francesco perché torna l'iniziativa della diocesi, ovvero 3 giorni di cammino tra Assisi, Valfabbrica e Gubbio per la 13ª edizione. Nei primi 7 mesi dell'anno già in 3.500 hanno seguito le orme del poverello. Una curiosità: nasce l'amaro matto, che è prodotto con le erbe raccolte sul territorio, da un'idea di Michele Mosca, ma restando al territorio di Gubbio ha preso il via nella giornata di ieri la prima International Summer School, che è promossa da The Economy of Francesco in collaborazione con l'Università LUMSA. Ne abbiamo parlato nel servizio di Giacomo Branco. È iniziata la prima International Summer School promossa da The Economy of Francesco in collaborazione con Università LUMSA. Fino al 4 settembre Gubbio ospiterà i lavori della scuola dal titolo Economics in the Age of the Commons, per un'esperienza di formazione e studio sul tema dei beni comuni rivolta a giovani dottorandi e postdoc. La location della Summer School è il nuovo polo di alta formazione della LUMSA, ex Palazzo Seminario San Martino, per un'idea e un progetto, come ha sottolineato il rettore della LUMSA, professor Francesco Bonini, che l'università stessa, con città e diocesi di Gubbio, è lieta di supportare per cominciare a cambiare davvero le cose in maniera condivisa e contribuire ad orientare al meglio quella ripartenza che tutto il paese ricerca e persegue. Il coordinatore scientifico dell'iniziativa è il professor Luigino Bruni, con lezioni tenute da autorevoli docenti e brillanti dottorandi, senza dimenticare le lezioni online di Flavio Comim e Sabina Alchine e le lezioni magistralis, sempre in streaming, del premio Nobel per l'economia nel 2001 Joseph Stiglitz e Robert Frank. Con la crisi ambientale siamo entrati nell'era dei beni comuni, cioè nell'era dove i beni più importanti sono i beni comuni e non i beni privati. Peccato che ancora la politica e l'economia teorica non se ne sia accorta e continuano ancora a ragionare come se fossero tutti beni privati e beni comuni un'eccezione. Noi facciamo questa scuola per ricordare, sono giovani economisti da tutto il mondo, 12 paesi del mondo, nonostante il Covid, perché metà mondo non può viaggiare, e abbiamo voluto farla in presenza, perché nella tradizione francescana il corpo è fondamentale. Francesco comincia abbracciando e baciando un lebbroso, e quindi ci siamo incontrati per parlare dei beni comuni, per ricordare a tutti che senza beni comuni il pianeta implode e noi con esso, perché, o meglio, il pianeta va avanti senza di noi. E quindi abbiamo giovani che fanno dottorati, postdottorati, giovani ricercatori, professori. Avremo anche un premio Nobel che farà una lezione, Joseph Stiglitz, economisti da tutto il mondo che fanno lezioni, economisti giovani che partecipano, ascoltano. Perché Gubbio? Perché Gubbio intanto è stupenda come città. La gente, come dire, se il mondo fosse stato fatto come contorno a Gubbio sarebbe già una buona spiegazione per quanto è bello, e in più è un grande luogo, una grande location, direbbero oggi, francescana. Quindi siamo qua nella sede della LUMSA, del comune e della diocesi, per far festa, per celebrare insieme la rinascita e la ripartenza con i giovani e per i giovani e per il pianeta. Siamo ancora alle pagine del Corriere dell'Umbria. Gualdo Tadino, acqua, incontro tra comune e comitati, prioritario ripristinare l'area della fonte, un confronto a margine della manifestazione che si è tenuta proprio ieri mattina. Da Presciutti il no secco alla richiesta di ritombare i pozzi. Si parla anche di assistenza scolastica, le domande dovranno pervenire entro metà di settembre, e poi invece a Nocera Umbra i fiori d'arancio in consiglio comunale, perché si è sposata Sonia Capodimonte con Andrea Ciancaleoni. Da Foligno è partita la raccolta firme contro la movida molesta. L'iniziativa è promossa da alcuni residenti del centro storico, che consegneranno la petizione sia a sindaco ma anche al prefetto. Successo della passeggiata nella natura a Verchiano. Scuola Foligno 3, confermata per un anno la reggenza di Lazzari. Botte e minacce alla madre, è stato arrestato 22enne, ma lo abbiamo detto ampiamente. Da Spoleto invece si parla di De Agustinis, il Consiglio di Stato boccia il ricorso, respinta l'istanza di sospensiva presentata dall'ex sindaco per congelare il voto di sfiducia dell'11 marzo. A Santa Croce, rifiuti nel torrente, c'è la segnalazione ad ARPA, Sellano, Bosco a Fuoco, intervengono 2 mezzi aerei. E poi invece il lutto, perché a Spoleto se n'è andato Franco Gentili, storico commerciante del corso. Da Spoleto ancora si parla di sport, cittadella del padel a Santo Chiodo.
L'iniziativa è di alcuni amici, Gabriele Mancini, Alessandro Paciucci e Alessandro Zanelli. Mancava l'offerta e allora abbiamo pensato in grande. Sono stati inaugurati i primi due campi, al lavoro per realizzare il terzo, ma anche le coperture, il bar e gli spogliatoi. A Norcia, oggi e domani, cammino solidale del jazz nei luoghi del sisma. Sempre da Spoleto, giornata Caritas sullo sport come testimone di carità. A Terni, nuova ZTL, al via gli incontri in comune, previsto un percorso di concertazione per definire le regole e il Carroccio chiede di rivedere i permessi. Intanto per la politica, da Palazzo Spada, Silvani lascia la Lega e il Consiglio, al suo posto entrerà Anna Margaritelli. Parlando invece di lavoro, Ilserv sciopero ad oltranza, a rischio 27 posti. Precipita la situazione dopo il mancato accordo tra le parti, l'appello alla Regione. Ast è un gioiello da tutelare nella sua integrità. Il vice segretario nazionale del PD Provenzano ha incontrato i rappresentanti di Fenermanager e i delegati di fabbrica. Sbagliato spostare il personale di Amelia al comando di Terni. Sull'emergenza bomba, critiche dai sindacati dei vigili del fuoco. Ad Arrone è istituito un riconoscimento per chi compie gesti di coraggio. Tornando a Terni, servizi educativi, scontro aperto sul nuovo calendario. Ancora da Terni, fan in delirio per San Giovanni, ha fatto centro il concerto organizzato all'anfiteatro con l'idolo dei teenager, il pubblico in fila per un selfie. Ritorna all'appuntamento con il tributo ad Endrigo e poi Fabrizio Longaroni racconta invece i miti musicali degli States, ricavato di Born in the USA, devoluto a Terni con il cuore. Ad Orvieto, stadio prorogata la convenzione, il comune commissionerà uno studio di fattibilità e metterà a punto un bando per affidare la gestione. Commosso addio sempre ad Orvieto al meccanico morto in un incidente stradale. Stefano Cosso aveva 42 anni, in tanti hanno partecipato ai funerali nella chiesa di Sferracavallo. A Narni è stata danneggiata l'auto del sindaco De Rebotti, a Parrano invece l'acqua torna nei rubinetti delle case. Emergenza superata, ma Filippetti chiede di risolvere il problema in modo definitivo. E poi a Narni la festa sorpresa invece per i 100 anni di Cleide. La donna è stata una delle prime contradaiole delle rievocazioni in onore di San Giovenale. Le notizie con La Nazione. Siamo ancora a Perugia, evento al via da domani a Ponte San Giovanni, gli etruschi più forti del Covid, velimna a ritroso nei secoli. Si parla dell'oltraggio del busto a Migliocchi, scimmia ebrea, personaggio di alto profilo, fu giornalista, massone e massiniano convinto. La sua statua è stata imbrattata, si trova ai giardini di Sant'Ercolano, ora indaga la municipale. Cantieri ANAS sulla statale 318, Perugia-Ancona cambia la viabilità, avanzano infatti lavori di risanamento della pavimentazione in zona Valfabbrica, o meglio tra Perugia e Pianello, e a partire da oggi sarà temporaneamente modificata la circolazione in corrispondenza dell'innesto E45 in località Lidarno. In consiglio è stata bocciata l'apertura notturna del mini metro, 9 voti a favore, 20 contrari. Alta velocità, approvato l'ordine del giorno in consiglio comunale, il Frecciarossa raddoppia. Dal Trasimeno a Città della Pieve, Sgarbi celebra Gaio Fratini nel centenario della nascita, è stato presentato il libro di Carlo Maria Pontia, il critico d'arte dice un eterno contemporaneo, ironico e spiritoso con molti dolori nascosti. Castiglione del Lago, i giovani che pensano il Trasimeno, task force per il territorio. Spostandoci invece ad Assisi, avviso alle fonderie via i cattivi odori. Un'ordinanza del sindaco, come detto, impone di intervenire nel sistema di produzione entro 60 giorni. A Bastia un ubriaco tampona due auto in piena notte, a Marciano, a Castiglione della Valle ancora i disagi all'ufficio postale. Interviene il sindaco di Marciano, è aperto solo un giorno alla settimana. A Gubbio torna il sentiero di Francesco, da domani a venerdì si rinnova il pellegrinaggio a piedi nel format con partecipazione libera e spontanea. Per la politica, la mozione del gruppo consiliare del Partito Democratico, mobilitazione per l'Afghanistan, il PD sollecita provvedimenti per l'accoglienza. A Gualdo Tadino, acque, tutti in difesa del Rio Ferge e delle sorgenti, comunanza e comitati contro il comune, un presidio permanente nell'area interessata. A Nocera la politica verso le
elezioni, ecco i primi passi delle due liste in corsa, incontri e programmi per Virginio Caparvi e Massimo Montironi. A Città di Castello scuole si cambia, ecco l'elenco delle reggenze, in Umbria 10 presidi si dovranno occupare di due istituti, alcuni anche in Alto Tevere. Riconoscimento da Castello per l'ex carabiniere Berardi Dottorini, che è andato in pensione. Ad Umbertide invece il grande evento, torna dal prossimo weekend la rassegna delle bande musicali. A Citerna, la fonte di San Francesco torna ai pellegrini. In questo luogo storico si narra che il poverello fece due miracoli e si abbeverò in uno degli ultimi viaggi verso Assisi. Inaugurazione si trova all'interno della proprietà privata della famiglia Donati Sarti. Da Montone, Clementi conquista la Francia con un progetto scientifico vincente, un lavoro sul recupero dell'energia ambientale. A Città di Castello, eccellenze umbre e alto tiberine vanno di scena all'ippodromo di Cesena. Ad Umbertide, campo in fiamme vicino alle case, in fumo 4 ettari di terreno. A Foligno, Arete, quando il nuoto è scuola di vita, la nuova polisportiva propone un approccio a tutto tondo per i ragazzi che fanno agonismo. Vera formazione, nessuna precocizzazione. Una giovane è stata denunciata perché viaggiava senza biglietto e si è rifiutata di scendere. Per la giostra, emozioni alle prove, Lorenzo Paci è il cavaliere più veloce. Quintanella, il rione fuori porta, domina l'edizione straordinaria della Baby Sfida, eccellente la prestazione di Federico Salù. A Spoleto il Consiglio di Stato boccia De Augustinis, via libera dunque alle elezioni. Fra 3 giorni scade il termine per presentare liste e candidati. La sentenza della giustizia amministrativa accelera il lavoro degli schieramenti. Ancora da Foligno, segni barocchi anche la notte tra gli eventi. Presentato il cartellone del festival a Sellano, l'incendio, bosco divorato dalle fiamme. Sul fronte del fuoco anche un elicottero e un Ericsson della flotta di Stato. Da Terni siamo mortificati, snobbato il tributo ad Endrigo. Bordate sul comune per le risorse investite nel concerto di San Giovanni, si dice il nostro non è un progetto estemporaneo e improvvisato. Ad Acqua Sparta, De Gregori, Cristicchi e Fabi, raffica di Big per Orizzonti Nuovi, l'iniziativa è organizzata tra gli altri anche dal comune. Da Terni, no al Green Pass, obbligatorio a scuola, c'è il sit-in dei Cobas, Ast Provenzano del PD invita a tutelare l'azienda perché è un gioiello della siderurgia. Ad Orvieto, pulizie straordinarie delle aree verdi, troppi rifiuti abbandonati, allora il comune invita i cittadini alla civiltà ma dispone anche di nuovi interventi nei giardini pubblici. A Ferentillo, gattino verniciato di rosso, l'EMPA si rivolge ai forestali. Da Narni, bus 100 euro di sconto su tutti gli abbonamenti. Sempre ad Orvieto invece torna il Festival della Piana del Cavaliere, raffica di appuntamenti culturali. Da domani al 12 settembre sono 27 in totale gli eventi in cartellone. Le notizie con le homepage dei siti web. Su Perugia Today siamo proprio a Perugia, lancia sassi contro i passanti, signora ferita mentre va a riprendere l'auto, l'aggressore ha fatto perdere le proprie tracce nei vicoli tra Corso Cavour e Viale Roma. Su Umbria 24 invece in evidenza la scuola, in Umbria per il rientro 96 autobus in più, controlli su linee e orari più critici, tavolo in prefettura per fare il punto in vista del rientro in classe che avverrà per tutti il 13 di settembre. Su tuttooggi.info siamo a Spoleto, Consiglio di Stato boccia De Augustinis, si vota ad ottobre dunque la politica, mentre su Gualdo News in primo piano la cultura, angolo di campo, il gualdese Francesco Scassellà e tra i vincitori del contest fotografico. Ma ovviamente si parla ampiamente anche della comunanza agraria, manifestazione in piazza, il confronto con sindaco e assessori. Arriva anche la solidarietà del Movimento 5 Stelle a Nadia Monacelli, che si è dimessa. De Luca dice è inquietante il silenzio delle istituzioni sulle minacce. Con TRG Media invece in primo piano si parla di questo appuntamento che mette insieme 5 comunità con sentieri in rete. Gubbio, Viterbo, Nola, Palmi e Sassari unite per un pomeriggio per un focus sui sentieri e sui pellegrinaggi nelle comunità della rete delle grandi macchine a spalla. Un incontro che si terrà giovedì 2 settembre. Ci vediamo fra poco con la pagina sportiva subito dopo la pubblicità.